trovati Cari telespettatori, bentrovati a Caffè TV24, ben trovati a Cultura, Territorio e Grande Guerra. Il format di approfondimento voluto e organizzato grazie al sostegno della Regione del Veneto per promuovere il patrimonio artistico della nostra regione per andare a scoprire quei luoghi che hanno fatto da sfondo agli avvenimenti della prima guerra mondiale. E oggi lo facciamo con le due massime autorità per quanto riguarda le Ville in Veneto perché abbiamo rispettivamente la presidente e il direttore dell'Istituto regionale Ville Venete che vado subito a presentarvi. Allora grazie per essere qui alla Presidente Giuliana Fontanella, grazie a voi dell'opportunità che ci date e grazie anche al direttore Carlo Canato. Grazie dell'invito a tutti voi. Allora, noi abbiamo tantissime tematiche da affrontare perché, insomma, diamo subito dei numeri. Presidente, per quanto riguarda le ville venete, in, le ville insomma in Veneto e anche in Friuli che voi gestite e seguite, quante sono? Beh, ad oggi il lavoro che ha fatto l'Istituto Regionale delle Ville Venete come catalogazione fa segnare una presenza di 4241 ville sul territorio, sparse chiaramente tra il Veneto e il Friuli. Di queste dobbiamo ricordare che 1900 sono vincolate e il lavoro del restauro di queste ville è quasi pari all'80%. L'Istituto ha 55 anni di vita, è nato come un ente nazionale per le Ville Venete e in effetti nasce proprio sull'onda anche della seconda Grande Guerra e sulla possibilità di recuperare questo immenso patrimonio. All'inizio l'attività che svolge l'ente nazionale è quella proprio dell'acquisto delle ville, del restauro e della rivendita. Poi, negli anni 70, l'ente nazionale si trasforma in istituto regionale della regione Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia. E ancora oggi noi eh, siamo praticamente un istituto che risponde alle nostre due entità che sono la regione Veneto e la regione Friuli-Venezia. Quindi riuscite anche a far, pace, a far far pace fra le due regioni, insomma. Beh, Siete dove... il trade union fra le due regioni. Beh, le ville sono un segno della pace. Le ville sono nate proprio in un momento storico in cui Venezia fa pace, mm. se vogliamo, con la terraferma. Quindi alle volte può sembrare anche un po' un ossimoro parlare di ville e di guerra. Mm. Ma eh, le ville che ci sono state restituite dalla guerra sono le ville che ancora sorridono ad un territorio che vuole far pace e soprattutto sono il segno di un territorio che attraverso le ville ci ricorda ancora la sua, la sua storia, la sua memoria, le sue origini, la sua tradizione e eh, ci... Diciamo, Danno questo segno di appartenenza che è Veneto e Friulano è di un territorio che abbraccia un po' tutta questa parte del nord-est dell'Italia. Quindi, quando si parla di Ville Veneto, è bello parlare di un patrimonio architettonico, ma anche culturale ed emotivo ed è quello che scopriremo in queste due puntate che vi abbiamo dedicato. Allora, per quanto riguarda l'Istituto, quali sono gli obiettivi primari che vi ponete nei confronti del nostro patrimonio di Ville? Beh, ad oggi noi abbiamo degli obiettivi ben chiari, innanzitutto seguiamo quelle che sono le strategie della Regione Veneto e della Regione Friuli che sono quelle della valorizzazione di questo patrimonio, valorizzazione che si esplica proprio attraverso determinate strategie ben chiare, innanzitutto con un sostegno diretto attraverso dei mutui e dei contributi ai privati o a soggetti pubblici che ne fanno richiesta, noi siamo un istituto, un ente strumentale come si diceva della regione, che a tutt'oggi è sano, per cui ha una propria vitalità e non ha sofferenze economiche. E questo credo sia importante perché è un grande segno di come l'ente pubblico ha saputo ben gestire quello che è un progetto culturale, come diceva prima giustamente il direttore, che segna un'identità di un territorio e che oggi può essere anche un motivo d'orgoglio per il Veneto, ma anche per l'Italia stessa, su come possono essere stati fatti degli investimenti allora lungimiranti sulla salvaguardia proprio di questa, ritorno a ripetere, identità veneta che eh, si, mh, diciamo, si allarga a tutti, tutti i territori che furono della Serenissima. Direi quasi, scusi dottoressa, un esempio che andrebbe proprio dato, insomma, e spiegato anche a diversi altri nostri governanti nel resto dell'Italia che non sanno gestire così bene i beni architettonici come state facendo voi, quindi una mosca bianca da prendere veramente ad esempio. Beh, guardi, io credo che studiare proprio e capire qual è stata l'evoluzione, la volontà di questo istituto sarebbe veramente un punto fondamentale per chi ci governa, perché quando nasce l'ente nazionale, magari poi sarà più preciso il direttore, nasce anche con delle agevolazioni fiscali importantissime e nasce anche con la chiara volontà di alcune persone, di cui noi non dobbiamo dimenticare la presenza, ripeto, come Mazzotti che, che lo volle fortissimamente, ma il professor Ceves, il marchese Roy, Commisso, Silvio Negro, persone che capirono che. Pur uscendo da una guerra che portava a distruzione, bisognava dare un'identità e aggrapparsi a un'identità che era ehm, specifica di quel territorio. È molto forte. E molto forte. Questo venne compreso a livello di stato centrale, che diede proprio delle agevolazioni fiscali molto interessanti e diede anche delle opportunità economiche, anche via via, che poi eh, fecero in modo di essere un motore e un volano molto molto interessante sulla salvaguardia del patrimonio. Un lavoro che però io tengo a precisare ha eh, richiesto anche la chiara volontà dei privati, come tutt'oggi noi lavoriamo assieme ai privati, anche allora ci fu questo rispetto reciproco della parte pubblica che aveva il compito di essere un po' lo stratega. E di coloro che credevano che la parte pubblica fosse effettivamente un punto di riferimento per poter salvare questo patrimonio che, come poi diremo, ha subito veramente delle gravi lesioni durante eh, sia la prima che la seconda guerra, ma anche durante gli episodi precedenti la prima grande guerra. Per cui eh, sarebbe veramente interessante che anche la comunità veneta, la comunità del Friuli Venezia Giulia, conoscesse l'importanza di, di questo ente perché effettivamente è un esempio di, da, 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 virtù, di virtù programmata che può essere ripresentata perché. Perché ha sempre, secondo me, è sempre stato un po'. Ehm, c'è sempre stato un grande amore verso, verso questo istituto. Cioè, chi, eh, chi l'ha vissuto dentro l'ha sempre sentito come un pezzo della propria storia, della propria storia che aveva anche il compito di essere tramandata e conosciuta. È quasi come non perdere un'identità di un passaggio forte. Che giustamente diceva prima il direttore, ancora ad oggi ci dà quel senso di serenità, di pace e di gioia. Una passione che si evince anche da, da quello che sta dicendo, quindi questo si, si, si sente in maniera molto forte. Ma vorrei fare un salto indietro e parlare proprio del concetto di villa, perché noi oggi forse abbiamo un'idea di villa molto contemporanea, molto moderna, forse troppo moderna. Cosa si intendeva nei primi del Novecento per una villa e come si è poi sviluppato questo concetto, direttore? Diciamo che eh, la villa, come dicevo prima, nasce proprio nel momento in cui Venezia svolta le spalle eh, al mare, a quello che era sino alla, diciamo alla scoperta dell'America il principale mercato commerciale e trova nella terraferma la, una nuova grande risorsa, una nuova grande opportunità. E eh, pur essendo quello della villa un, un modello che... In, Bene, ti trovano nella villa romana, no, nella, evidentemente nel grande classico eh, che ritroviamo sulle pagine dei nostri libri di storia. Ricordiamo che villa in latino vuol dire proprio città, quindi città, era proprio l'agglomerato a livello villaggio. di sociale insomma. Però i veneziani eh, inventano mi passi questo termine, certo. un modello nuovo, un mondo nuovo, come si potrebbe dire oggi, do, richiamando eh, gli affreschi del Tiepolo, il titolo dato agli affreschi mm. del Tiepolo. Un modo nuovo di guardare alla terraferma riproponendo in terraferma il modello della casa veneziana. Le prime ville, se guardiamo bene, le troviamo già nelle periferie veneziane della laguna, nelle delle ville della Giudecca, in alcuni esempi di costruzione di dimore eh, del fine settimana per i veneziani più benestanti nelle isole della laguna. Un modello che viene esportato in terraferma e diventa... Un luogo, come dicevo, privo di difese, privo di mura, fortemente innovativo per allora, di fronte a, una, a delle città o da un, ter un territorio che era caratterizzato da difese, fortificazioni. da fortificazioni. Mm. Le primi, prime ville vengono costruite sui resti delle fortificazioni medievali e vengono trasformate in questi luoghi eh, pieni di magia, di ricordo, eh, di, di esperienze innovative le barchesse diventano i depositi eh, delle, delle derrate e, e i veneti propongono al mondo intero un modello di coltivazione, di cultura, di civiltà che ancora oggi ci viene riconosciuto come un modello fortemente innovativo e eh, democratico anche per molti aspetti anche se i veneziani evidentemente non è che risparmiassero eh, il loro modo piuttosto eh, dogale di proporsi eh, al mondo intero, ma evidentemente un modello che ancora oggi ci viene riconosciuto come un modello innovativo, interessante, economicamente anche redditizio. Ma da chi erano abitate principalmente? Soprattutto cioè, che, nel mio immaginario penso ci fossero le residenze dei benestanti soltanto magari estive oppure residenze per tutto l'anno. Qual era la classica famiglia che abitava la villa? Ma um, c'erano diverse, diverse entità che abitavano la villa, no? giustamente si diceva di queste ville che, erano, che nascono un po' per il diletto tantissimo, ma poi le ville via via diventano proprio delle, mh, delle posizioni dell economiche, delle imprese economiche, per cui chi è che le abitava dentro? Degli imprenditori, degli, degli, degli industriali, noi diremmo mm -hmm. oggi, no? che con un, grande lungimiranza avevano un po' nel DNA... Io, eh, dico sempre, no? avevano preso da Venezia la capacità del commercio, perché non dimentichiamo che eh, è importantissima questa città che, che basa tutta la sua forza sul commercio, ma che aveva tratto proprio sinergia dalla terraferma in questa capacità artigianale. Ed è interessante scoprire come proprio ultimamente da tutta una serie di studi e di analisi che stanno facendo sulla civiltà delle ville venete, sulla presenza di chi abitava nelle ville venete, che si scopre che il mondo artigianale che noi stiamo vivendo oggi non è altro che un mondo che era già rivissuto nel 500 nel 600, un riflesso moderno di quello, quindi un riflesso, quindi. troviamo le, afilen, le, le filande, troviamo gli opifici, troviamo i lanifici, troviamo le aziende di, di meccanica, troviamo la coltivazione del grano turco, dell'eccellenza alimentare, per cui ehm, questo fenomeno che Venezia riesce veramente a dimostrare al mondo come qualcosa di innovativo, perché secondo me la cosa che deve essere colta Qui nella profondità è che Venezia aveva commerciato per tantissimi anni con il Medio Oriente, con un mercato diverso che era collegato proprio alle spezie, ai profumi. Magari anche il grano, all'olio e quant'altro, ma all'improvviso vede questo mercato spezzato dalla scoperta dell'America, dove entrano tutte derrate nuove, che quasi un po sono un po' come le multinazionali no, adesso. E che cosa fa? Non è che rimane a guardare, non è che, che piange sulla propria crisi, si rivolge, come si diceva, velocemente in terraferma. Bonifica. Quindi con la mente più aperta, con, con la stessa aperta, esperienza di mercato. Sì, a questa esperienza di mercato, ma trova quel dinamismo che accoglie dentro alla Repubblica Veneta, perché non dimentichiamo che la Repubblica Veneta è così aperta anche alle nazionalità anche agli scambi religiosi, che permette questo dinamismo, perché eh, un po' la chiusura opprime quella che è lo sviluppo dell'economia. La conoscenza invece ti mette in concorrenza e fa vedere la tua eccellenza. E quindi diventa un po', uno stimolo. Ecco, è uno stimolo, per cui le ville che cosa sono? Sono l'eccellenza di una strategia economica, culturale, politica che va ristudiata e va ricollocata nella modernità e che poi vedremo appunto essere ancora forte e presente anche durante la guerra. Ecco, avevamo proprio a questo, esatto. Facciamo, eh, arriviamo proprio a questo, ma prima spieghiamo qual era il contesto nel, in cui è arrivata la prima guerra mondiale. Come, qual era il contesto, un, un, un passo in prima? Ricordiamo anche un'altra cosa, e lo dico spesso ai nostri telespettatori. Per l'Italia la prima guerra mondiale non è iniziata nel 14 ma mesi dopo, quindi non il 28 luglio ma il 24 maggio dell'anno dopo, quindi è stata neutrale per un po'. Si percepiva già in questi mesi come si viveva nelle ville? C'era questo vento di guerra oppure la situazione era diversa? Diciamo che anche l'unità è arrivata dopo nel Veneto. Il Veneto viveva proprio una, una sorta di singolarità da un punto di vista eh, storico, sociale, quel periodo. E la decadenza delle ville, a onor del vero, inizia già prima, inizia già con la caduta della Serenissima, con la firma del trattato di Passariano, chiamiamolo così, uh -huh. per, proprio perché firmato in una, in, una, in una villa veneta, e già in quel periodo, durante tutto l'Ottocento inizia un periodo di grandi trasformazioni, di rivoluzioni, eh, eh, non solo de, sotto il profilo strutturale, ma anche per l'abbandono che c'è stato delle campagne eh, durante tutto l'Ottocento. Prima attraverso eh, la presenza napoleonica, il, du, il, il doppio periodo napoleonico, e poi con, eh, dopo il congresso di Vienna con la presenza eh, degli austriaci fino eh, all'unità d'Italia che sappiamo è eh, eh, successiva alla, eh, a quella che eh, abbiamo festeggiato tra virgolette eh, qualche anno fa il cento, dopo i, cento, esatto. i 150 anni e quindi eh, la guerra arriva in un momento già di, di difficoltà di crisi, di abbandono delle ville intese come centri di produzione come le avevamo descritti durante la Serenissima anche molte ville forse non c'erano già più Molte erano state demolite, sia anche per problemi fiscali, eh, perché gli austriaci avevano gravato le ville di imposte abbastanza significative e, e quindi veniva più facile demolirle, sia anche perché eh, il tipo di produzione agricola favoriva eh, la presenza di ampi spazi, quindi era più facile coltivare dei terreni privi di, di edifici, no? le, 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 i metodi industriali della... La meccanizzazione agricola la ha avuto una svolta enorme. Quindi... una svolta determinante. I mm. fenomeni di emigrazione, di trasformazione del territorio eh, che, eh, che conosciamo. E quindi eh, al momento della, della, dello scoppio della, della, della Prima Guerra Mondiale possiamo dire che già forse 700-800 ville non c'erano già più. Rispetto a un sistema di ville che durante il Settecento Uh, poteva contare sicuramente un 5.000 edifici tra Veneto e Friuli. È un cambiamento enorme se consideriamo che è avvenuto in pochi anni, quindi veramente anche dal punto di vista direi, quasi scenografico di paesaggio è stato quasi forse uno shock. Eh, ma, sì. ma credo che sia anche dovuto al fatto proprio del cambiamento del rapporto dell'uomo con la terra nell'Ottocento, mm. perché in effetti al di là... Eh, se prima si parlava di pace, di una Venezia che garantiva queste ville aperte, per cui delle ville che non avevano torrioni ma avevano proprio la possibilità di essere vissute a pieno, quasi con... centri di aggregazione, sì, quasi proprietà centri, private. Ma in effetti, tantissime ville segnano poi la nascita di un, di un paese, di un territorio, perché già, non dobbiamo Polizia. anche dimenticarci anche questo, no? o lo sviluppo stesso di quel territorio. Cosa succede appunto dopo Napoleone? Succede intanto che tanti beni vengono requisiti, non dimentichiamoci che c'è la prima fase e anche la seconda fase eh, che colpisce la Chiesa per cui c'è uno sconquassamento anche sulle proprietà all'interno. Ma poi anche la, 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 il concetto della paura del, di tutte queste guerre di indipendenza che hanno, non dimentichiamo che hanno attraversato violentemente il nostro territorio eh? perché non è che noi abbiamo passato un 800 indenne eh, per costruire l'Italia tranquillo, tranquillo e sereno per cui le campagne erano anche il punto purtroppo dove c'erano gli assalti diciamo per cui non si poteva più coltivare con serenità non c'era più la garanzia della derrata ecco che come si diceva prima c'è il fenomeno forte della, delle immigrazioni eh, verso la fine dell'ottocento per cui queste ville Vengono un po' considerate quasi un peso all'interno delle collettività perché per mantenerle, eh, chiaramente, eh, se prima si diceva che la villa aveva una sua vita, una sua autosufficienza. No? è bello però i, negli studi che stiamo facendo anche di approfondimento sempre ripeto con i privati è stato presentato proprio all'istituto un paio d'anni fa ed è arrivato prima anche una villa quella del conte che poi è presidente de, dell'associazione delle ville venete Tiepolo Passi che si vede proprio tutto questo sistema di autonomia della villa anche dal punto di vista di vita per cui non solo dell'acqua un, del, un micromondo poi chiaramente con tutte queste guerre si corre il rischio che tutto venga spezzettato Venga eh, non più vissuto e che automaticamente, come si diceva prima, si preferisca l'abbandono. Eh, altro fattore fondamentale, secondo me, che bisogna tenere presente eh, prima della guerra, è anche il fatto che tantissime ville non garantiscono più la sicurezza e la certezza ma possono essere anche dei luoghi dove possono essere scatenate delle azioni molto forti, per cui c'è questo stato di tensione forte eh, attorno al patrimonio delle ville, ma al patrimonio in genere, mm. no? per cui le persone che cercano di aggregarsi perché si capisce che c'è qualcosa che sta nascendo. Per ecco. eh, e poi anche non dimentichiamo che l'Italia esce da fenomeni... Molto forti, quali la Pellagra, quale appunto la, anche la, la, la malattia della patata, per cui tutti questi eventi. Altro fattore determinante: il Trentino non era Italia e siamo sempre ai confini, mm -hmm. per cui c'era sempre questa tensione. Alcuni poi un fattore che non era mai sopito e che tante volte viene sottovalutato è che alcuni ehm, hanno considerato o meglio, non tutti avevano accettato la serenissima chi abitava nella periferia, per cui alcuni pensavano che tutti questi fenomeni portassero libertà, portassero azioni innovative, invece c'è stato un blocco e, sì. e questo ha creato anche questo uno stato di tensione. Che, che mentre, lei mentre lei ragionava, mi veniva in mente che, in buona sostanza, fino al 1909 in Italia non c'erano norme che tutelavano il patrimonio culturale. Per cui nel nostro ordinamento, se sono arrivate ad oggi, o meglio alla, alla vigilia della prima guerra mondiale, eh, come si diceva, circa 3.500 ville, eh, nel Veneto e forse più considerando anche il Friuli, lo si deve proprio all'amore, all'attenzione, alla cura, alla sensibilità, a questa attenzione profonda che comunque eh, chi le ha abitate, i proprietari, chi le ha vissute ha mantenuto nei confronti di questo patrimonio questo i... grande patrimonio culturale indipendentemente dal fatto che ci fossero delle leggi Infatti. che obbligavano a mantenere la legge Forza. interviene laddove c'è una lite di solito e poi quindi... c'è anche un'altra cosa da tenere in considerazione non dimentichiamoci che il passaggio di Napoleone è stato devastante perché ha portato via un'immensità di patrimonio eh, pensiamo ad esempio a Villa Leoni dove sono stati divelti tutti quanti gli affreschi del Tiepolo che si trovano eh, in Francia capito? per cui c'è stato anche questo eh, questa diciamo cattiveria nei confronti di invece di un patrimonio che è questa, stato violenza quelli, anche. questa violenza mm. questa violenza mm. proprio anche nel voler distruggere invece questo grande amore da parte di chi abitava il territorio nel volerle mantenere mantenere e custodire come proprio come una parte della famiglia, non proprio, un luogo dove abitava la famiglia ma parte della famiglia ma perché erano parte delle famiglie perché davano mm. sostentamento no? c'era questo legame forte arriviamo al 1914, quindi scoppia il uh, conflitto mondiale, l'Italia si dichiara inizialmente neutrale. Eh, L'Italia a quel punto si spacca perché lo sapete, la, nasce, nascono due gruppi diversi: gli interventisti, da un lato che vedevano nella guerra alcuni anche un qualcosa di necessario, un qualcosa addirittura di utile, e quelle persone che volevano restare neutrali. In questo clima, poi eh, si arriva al giugno, al 24 maggio dell'anno successivo, quindi nel 1915, quando Salandra dichiara l'entrata in guerra della nostra. Eh, del nostro paese e quindi anche del Veneto cosa accade al nostro patrimonio e alle nostre ville ricordiamo tra l'altro che per alcune zone del Veneto e del Friuli la prima guerra mondiale inizialmente era considerata quasi una quarta guerra di indipendenza quindi la portata eh, che il conflitto ebbe dal punto di vista del numero dei morti, dal punto di vista della durata perché inizialmente doveva essere una guerra quasi lampo divenne una guerra lunghissima una guerra di posizione, una guerra di trincea e una guerra con delle tecnologie altissime e spaventosamente violente eh, come, come vive come, entra in guerra, come entrano in guerra le nostre ville? Beh, chiaramente eh, essendo così capillarmente presenti nel territorio e soprattutto ess essendo anche a ridosso delle linee del fronte, diventano quasi un punto di supporto per tutte quelle che sono le azioni di base, eh, purtroppo, di una guerra. Per cui. Eh, sono sicuramente delle zone dove noi troviamo dei comandi importanti, dei comandi che chiaramente accolgono le truppe italiane, ma accolgono anche gruppe, truppe inglesi, truppe cecoslovacche, cioè tutto un insieme di mondi che fecero parte di quella guerra. E poi cosa divennero? Divennero poi anche ospedali divennero eh, zone di convalescenza. Perché? Perché le ville avevano questi ampi spazi che potevano accogliere da una parte purtroppo la parte bellica e dall'altra la parte ospedaliera, diciamo la parte di, di primo ricovero subito dopo il fronte. Ne abbiamo tantissimi esempi di ville che sono state portate appunto a questo utilizzo, soprattutto ville che sono state utilizzate anche dalla Croce Rossa come base. Pensiamo, non so, all'utilizzo delle barchesse che sono veramente enormi e che potevano ospitare tantissimi malati. Ma era un cambio di destinazione d'uso volontario o coercitivo? Beh, eh, tanto eh, è un cambio di destinazione d'uso che dimostra la modernità della villa. La versatilità. La, versat la flessibilità di un'architettura che non, eh, non si, non si preclude, non preclude la possibilità di essere destinata a queste destinazioni che erano di necessità evidentemente. Erano anche evidentemente dettate queste destinazioni dall'ubicazione dall delle ville che il eh, più delle volte eh, erano attestate lungo assi di scorrimento facilmente accessibile, penso a tutto il sistema del terraglio tra Venezia e Treviso che è stato in gran parte utilizzato proprio per la facilità. Dei collegamenti eh, da un lato con il fronte, dall'altro con i grandi assi di collegamento tra, verso eh, le retrovie, proprio per il sistema italiano di, di approvvigionamento, di comando e di, di comunicazione. Quindi era evidentemente una destinazione in qualche modo imposta, ma al tempo stesso scelta proprio in ragione della grande qualità di, queste, di questi edifici. E che, eh, Ancora oggi possiamo, possiamo ritrovare in molti casi. Ecco, arriviamo proprio ad oggi. Eh, innanzitutto, cosa è successo? Come sono state, ci sono state lasciate le ville alla fine del conflitto? Quindi, dopo questi tre anni del conflitto, cosa restava delle nostre ville? Quanto erano stati gravi i danni? Beh, diciamo che eh, intanto molte non sono tornate più a casa, in tassi questa metafora, ecco, nel senso che. Un po' come i nostri soldati. Un po' come eh, i direttore. nostri soldati, ecco. Molti sono tornate ferite e anche con ferite molto gravi, eh, ferite che sono state rimarginate anche con, con l'aiuto, con il sostegno dei proprietari, anche se i danni di guerra, ci fu un tentativo anche di avere dallo Stato anche un risarcimento dei danni di guerra, però fu un tentativo assolutamente che non andò a buon fine. Stiamo già parlando di una vittoria mutilata, figuriamoci se poteva esserci un tentativo di risarcimento. No? Ecco, quindi dicevo, molte non sono tornate più. E, ci sono alcuni esempi anche eclatanti, soprattutto lungo la linea del Piave. Eh, ricordo in particolare la villa Soderini a Nervesa della Battaglia, lungo quel tratto di Piave che fu segnato da tantissimi episodi eh, sanguinosi, ma anche eh, evidentemente di distruzione di edifici. E, mh, ville che eh, sono state completamente rase al suolo. Una villa Romanziol, la villa da Mula, anche questa con, eh, di cui ci sono rimaste solo alcune tracce, quindi eh, ripeto, almeno 100-200 casi importanti di ville che purtroppo eh, sono rimaste soltanto nel ricordo. A fronte di questo dicevo, sono state perse forse le cose anche, eh, mi, gran parte di cose minori, eh, mm. devo dire la verità, perché forse. Eh, gli stessi nemici quando si ritiravano eh, razziavano quello che trovavano in termini di beni mobili ma di, su, di fronte ad alcune ville ad alcune realtà alcuni edifici di grande valore ci fu una sorta di pudore di attenzione rispetto di per rispetto per l'arte sì. eh. questo, questo ci ha permesso insomma di avere ancora intatte dopo magari un restauro alcune delle ville Certamente. più belle che hanno una storia da raccontare importante vero presidente certo certo ci sono ci sono degli esempi secondo me importantissimi, ma solo viaggiando attraverso anche qui l'asse lungo la riviera del Brenta noi possiamo vedere la villa di Stra che è stata uh, dedicata alla convalescenza mm -hmm. dei, dei soldati e noi oggi possiamo ancora ammirarla in tutto il suo splendore e così Villa Contarini per citare due grandi esempi che fanno un po' riferimento alla Venezia dogale per cui a questa realtà e che un che po' raccontano anche nella loro forma nella, nella loro nello spazio anche. che occupano sono imponenti e Portano i segni, raccontano quello che è stato e quello che hanno vissuto. Ma io credo che il grande messaggio che noi dobbiamo cogliere da queste dimore è pensare che dentro ci sono state delle persone che l'hanno vissuta in pieno con la loro forza con la loro volontà e che ci sono state, come si diceva prima, tante persone che le hanno amate, per cui noi oggi dobbiamo amarle ancora di più, perché sono veramente il segno di una storia che dura ormai da 600 anni all'interno dei nostri territori. E allora io vorrei chiudere questa prima puntata dedicata all'Istituto Regionale delle Ville Venete, con, proprio con questo messaggio che ha, lasciato, che ha lanciato la Presidente, noi ci ritroveremo per un'altra puntata perché finora vi abbiamo raccontato ciò che è stato, nella prossima puntata vi racconteremo come è stata la conservazione finora e il resto e come oggi le nostre splendide ville in Veneto e in Friuli ci possono raccontare quella che è stata la Grande Guerra. Intanto ringrazio la presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete grazie. Giuliana Fontanella, grazie al direttore Carlo Canato. Grazie ancora. Grazie a voi che ci avete seguito finora e Cultura Territorio Grande Guerra, questo format è realizzato grazie all'aiuto della Regione del Veneto. Torna nella prossima puntata sempre con gli stessi ospiti perché le Ville Venete hanno ancora tantissimo da raccontare. Alla prossima!